Buongiorno a tutti. Siamo ancora in piena emergenza e subiamo ancora tutti le forti limitazioni imposte dalla pandemia riguardo agli spostamenti, ai contatti umani, alla possibilità di riunirci in presenza, oltre che naturalmente di frequentare i luoghi della ricerca, di organizzare convegni, di fare e ascoltare musica dal vivo. Ma non per questo la Società Italiana di Musicologia rallenta le proprie attività, anzi continua con intensità rinnovata e con sempre maggiore energia nell'intento di offrire strumenti di approfondimento e di divulgazione dei risultati della ricerca che speriamo siano graditi alla folta comunità che sino a questo momento ha seguito le nostre iniziative. La Società Italiana di Musicologia propone dunque una serie di incontri a distanza che ho il piacere di annunciarvi. Sono tre appuntamenti, il primo dei quali è fissato per giovedì 4 giugno alle 17. L'incontro sarà coordinato da Francesco Rocco Rossi e avrà per titolo Architetture sonore nel Rinascimento, dal misterioso al puro ascolto. Tratteremo delle composizioni dei grandi maestri franco-fiamminghi che, come tutti sappiamo, erano letteralmente intrise di significati nascosti, cioè non percepibili dall'orecchio, significati che restavano confinati al progetto compositivo, finché con l'evoluzione storica, in una nuova fase, nel secondo Quattrocento, ci si è avviati verso una sempre maggiore percepibilità della struttura musicale che ha cominciato a prendere forma sensibile durante l'ascolto. Il secondo appuntamento è fissato per giovedì 11 giugno, sempre alle 17, e ha per oggetto la presentazione di una nuova edizione che si inserisce in un progetto della Società di Musicologia, la collana Concerti e Sinfonie, che comprende composizioni tra il 1780 e il 1840 e che ha già visto uscire a stampa o pianificate composizioni di Viotti, di Rolla, di Mercadante. In questa occasione verrà presentata la Sinfonia caratteristica napoletana di Saverio Mercadante in edizione critica e interverranno la direttrice della collana Concerti e Sinfonie, Maria Teresa Della Borra, il professor Dinko Fabris dell'Università della Basilicata, Francesco Bissoli, che è curatore dell'edizione della Sinfonia caratteristica di Mercadante, e Daniele Carnini, coordinatore editoriale della Fondazione Rossini di Pesaro. Il terzo webinar è fissato per giovedì 18 giugno alle 17. Verrà condotto da Marco Mangani, il quale parlerà della citazione nell'improvvisazione jazz. Come tutti sappiamo, il ricorso a musica preesistente è una delle tante tecniche che sono a disposizione del solista di jazz. Molto spesso è stata considerata una sorta di escamotage per cavarsela in situazioni un po' difficili. In realtà non è così, perché non è possibile scindere il ricorso dalla citazione dal complesso dei percorsi improvvisativi. Il caso più noto che lo dimostra è quello naturalmente di Charlie Parker. Nel corso della sua conversazione, il professor Mangani presenterà degli esempi del modo in cui i jazzisti hanno fatto ricorso alla citazione. Speriamo che in tutte queste occasioni ci onorerete della vostra presenza e siate numerosi come al solito. Vi ringrazio sin da ora per l'interesse e la partecipazione con i quali seguite le iniziative della Società Italiana di Musicologia e quindi arrivederci a presto.